Buonasera a tutti, tu alludi a Leno, vero? Sì, mi Immagino. hai fregato già la Ti ho notizia. fregato già la notizia, ma questa la sapevamo un po' tutti. Comunque, buonasera a tutti, benvenuti ad Alta Quota, parleremo anche di Napoli, se è vero, ma non solo, perché oggi ci sono state queste nazionali che ci hanno veramente sorpreso, tanti risultati inaspettati, quindi parleremo di questo e molto altro qui ad Alta Quota, state con noi. È vero, è verissimo. Se pensiamo che davamo fiducia all'Egitto, perché pensavamo che Salah poteva trainare proprio tutta la squadra, quindi eravamo un pochettino fiduciosi su questa cosa. Nel Marocco non c'è una personalità come può essere Salah nell'Egitto, quindi il Portogallo c'ha diverse personalità importanti, quindi secondo me non ci sarà partita. Quell'1,67 è molto stuzzicante proprio da giocare, quindi assolutamente Fulvio Ci punteresti? Cavani. Cavani, perché? Perché? C'è Perché è un Cavani, ex Napoli, no, perché è cosa un ex c'entra? Perché Napoli. Cavani è un matador e ha bisogno di segnare in queste partite perché è un grande No, ma campione. torna al Cavani lo Napoli, dimostrerà. appena. Non ho tastato bene il campo, ti dovrei far La prima sapere. partita contro. Stagione altalenante, ha fatto un inizio, poi si è bloccato totalmente, poi sul finale vuoi anche un po' la scossa che ha dato Rafinha sul finale di stagione, Perisic sembra che si è svegliato, ma Poi, troppo tardi, Marica, ahimè. Marica, poi secondo Quindi, me. anche perché Carlo, scusa, si pensava che quando, nel momento in cui non segni Icardi, comunque c'è Perisic, in quel momento Perisic è stato bocciato, perché nel momento in cui Icardi C'era non bisogno di segnava, lui. Perisic è mancato Per assurdo, all'appello, per Perisic ha cui segnato insomma. quando segnava. Buonanotte a tutti.